nella legge del 1981 fu previsto un ufficio che si chiama proprio così, coordinamento, ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia. Allora, qua si impone una riflessione. Che cos'è il coordinamento? La mia esperienza di strada mi dice che si coordina soltanto comandando. Siamo pratici. Chi non ha il comando non ha l'effettivo coordinamento. Chi comanda, coordina. Chi non comanda, coordina solo se il coordinato si fa coordinare. Un primo punto è che la legge 121 non dice che bisogna mortificare le autonomie, le tradizioni, le formazioni, i valori, i principi a cui ogni forza di polizia di questo paese si è ispirata. Ogni forza di polizia ha una sua anima, ha un suo credo, ha un suo perché. Noi abbiamo il dovere di parlare a legislazione vigente, cioè a 121, per così dire, imperante. E allora io credo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza debba realizzare una casa comune, un momento di raccordo condiviso in cui non ci sta il coordinatore che impone e il coordinato che subisce l'imposizione, per intenderci, in cui c'è il dialogo, c'è la scelta condivisa, c'è la decisione finale che nasce intorno a un tavolo tecnico in cui con pari dignità si seggono i capi delle forze di polizia e poi ad uno di essi tocca esplicitare la decisione finale, ma dopo aver constatato che questa decisione finale è il frutto di una generale condivisione in cui ognuno ha saputo fare un passo avanti e ognuno ha saputo fare un passo indietro, in cui si trovano i punti di incontro. Poi in certi momenti, in certe dinamiche tattiche possono anche divergere ciò che si vorrebbe fare, ciò che si ritiene più giusto di fare, ma poi lì sono fatti minimali, l'accordo comunque poi alla fine si trova perché trionfa comunque il buonsenso. Quando si parla tra persone amiche e che sanno che devono raggiungere lo stesso obiettivo.